Bella a tutti ragazzi, qui è Bazu che vi parla e siamo ancora qua nella mia stanza, però questa volta faremo l'apertura di Diablo 3, quello che praticamente c'è dentro questo mega coso di Diablo 3. Aspettate, riprendo tutto. Allora, la mia è soltanto l'espansione, cioè quindi c'è quel coso gigante contiene soltanto l'espansione esclusiva del gioco che contiene una cosa come 700 missioni in più, 2000 ore di gioco, praticamente una cosa inestimabile della grandezza. Allora, dentro questo scatolone, quando lo aprite, che pesa 85.000 kg, c'è il tappetino da gioco per il mouse di Diablo 3, Reaper of, no, Diablo 3, Reaper of Souls. E poi c'è questo mega libro con qua tutte le incisioni, e dentro ci sono tipo i disegni delle persone, vedete, tipo questi disegni qua che io non sarei mai in grado di fare, questi qua, perché i miei disegni sono questi, non ho neanche una penna. Aspettate, adesso farò il disegno più bello di tutta la storia. Questi sono i miei disegni. Valgono milioni quei disegni. Poi, a parte questo, c'è appunto la scatola che è tipo straforte, pesa soltanto 2 kg. No, che è 2 kg, scusate, 250 kg la scatola. Poi, dentro la scatola appunto c'è l'espansione, che è questa qua, che non è proprio, non è il gioco, è soltanto l'espansione. Il gioco ve lo dovete comprare a parte. Questa è la guida rapida per l'espansione, c'è scritto un po' di cose. Questo è il CD. Aspettate che qua ci sono i codici. Il CD dell'espansione. Poi c'è il CD di dietro le quinte, come hanno fatto editare come hanno fatto a programmare il gioco. E le varie cose, l'editor, l'assistente, il doppiatore, eccetera, e ci sono due CD se non sbaglio. Aspettate. Sì, c'è quello in DVD e quello in Blu-ray. Sono la stessa cosa, soltanto che uno è in DVD e uno in Blu-ray. Poi, sempre dentro questo scatolone qua, c'è anche il CD con tutte le colonne sonore di Diablo 3. Questo è il foglietto, ci sono scritte tutte le colonne sonore, vedete? E questo è il mega portatutto della vita che fai così, e fai boom, e dietro rimane tipo così. No, in teoria dovreste fare così. Ecco, così sembra che c'ha tipo le braccia continuative. Però fa niente. A parte quello, poi c'è il gioco vero e proprio, che questo l'ho ordinato su Amazon. Perché praticamente, appunto, chiamando assistenza perché non mi si installava, ho scoperto che quella era soltanto l'espansione. E questo è il gioco dentro, e alla fine dei giorni, eccetera, eccetera, va detto con il tono giusto, e alla fine dei giorni, la giustizia calerà sul mondo con tutta la trama principale, un po' come viene organizzato il gioco. E però appena mi era arrivato ho detto, sì, bella la confezione, ma il gioco dov'è? Che è questo qua, e dicevo ma dov'è, dov'è, dov'è? Poi alla fine ho scoperto che tipo qua, vedete, c'è un coso così in cui c'era giù il gioco, appunto così, cioè il gioco ti arrivava perfettamente così e qua il mare, il culmine. E poi dentro al gioco, appunto, qua sotto ci sono i codici che non ve li posso far vedere. De, ci sono dentro altri pass, eccetera, per Hearthstone. Facciamo così. Per Hearthstone, per Diablo 3 ancora per un'altra persona e per World of Warcraft. Così posso giocare a tutti questi. Ok,
Questo, poi ovviamente c'è sempre la guida rapida come in tutti i giochi, che è questa qua, ti insegna un po', aggiungi gioco per iniziare, la storia, eccetera. E questo era un po' lo spacchettamento di Diablo 3, com'è la cosa. Però vi faccio vedere, già che ci sono anche questo qua di Prince of Persia, che se avete visto il vlog è nuovo, cioè io l'ho comprato appena adesso nuovo. L'ho comprato tipo all'Open Gay. No, aspetti. Chi? Professore. Al GameStop all'Iperal era 4,99 euro, era un'offerta. Una mega offerta perché era tipo lì da 3 anni, non lo vendevano. Infatti il gioco originario è del 2008. Questa è la guida con su tutti i personaggi, eccetera, come fare a muoverli, come cambiare, eccetera. Questo è il eccetera, perché continuo a dire eccetera. E questo è il CD appunto del gioco. Questo non contiene chissà cosa, anche, credo che anche l'assistenza vocale per chiamare sia scaduta. E vabbè, anche oggi è tutto. Questo qua dura soltanto 6 minuti, ma è uno spacchettamento. E alla prossima, ciao! Seguitemi su Instagram, mi raccomando.